Fuori luogo, pensare al primo posto, vivere alla giornata diventa una necessità. Il Pescara sta provando a cambiare pelle per il momento senza successo. Appena 4 punti in altrettante partite per la prima volta tra Coppa e Campionato, neanche un gol e solo un paio di conclusioni, peraltro da fuori. La sfida col Teramo dovrà dare risposte importanti, anche e soprattutto sul piano del ritmo e dell'intensità, da sempre peculiarità delle squadre di Gaetano Auteri. Ci siamo leggermente abbassati in campo di 20 metri nel non possesso e nel calcio tutto ha una conseguenza, perché questo ci ha fatto fare meno break alti, quindi giochiamo un calcio, stiamo giocando, abbiamo giocato in queste 3 partite un calcio fatto di meno ritmi, di meno intensità, però abbiamo cominciato questo percorso, possiamo ritornare a essere quelli di prima, anche cambiando modo di stare in campo. Ci siamo allenati e ci siamo esercitati per quello, e quindi questo è il nostro obiettivo vero, perché se noi alziamo l'intensità, cosa che eravamo in grado di fare molto, molto, un po' di tempo fa, cambia tutto. Quindi abbiamo alzato di 20 metri il baricentro di 15-20 metri e fare quello che facevamo prima. Poi dobbiamo mantenere questo equilibrio che in questo momento sembra sia raggiunto. Out Chiarella, Di Gennaro, forfè di Veroli, problemi intestinali, non convocati Valdifiori e Sanogo. Assai probabile la conferma dell'11 schierato a Cesena. Sorrentino Trepali, in difesa Lex, Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Nzeta. A metà campo Rizzo, Pompetti e Memuscia, che ipotizziamo in fase di non possesso potrebbe alzarsi per schermare Arrigoni, la fonte del gioco ospite, anche se spesso il metronomo biancorosso si abbassa tra i due centrali per impostare in attacco Galano e Dursi a supporto di Ferrari. Teramo decimato in chiara emergenza, soprattutto in difesa. Ben 8 le assenze. Il nazionale Ndreka, gli infortunati Soprano, Tozzo, Bua, Trasciani, Cucurullo, Rossetti e Kjere Mateng. Tesserato è convocato il centrale Mancino Pinto, ex Salernitana e Arezzo. C'è anche il portiere Perucchini, ma Trepali sarà confermato il non ancora 19enne Agostino. 4-3-3 nelle retrovie. Asio Osmani, Bellucci, Piacentini e Rillo. Resta tuttavia in piedi l'opzione Lombardo, terzino destro, e Asio Osmanovic sulla fascia opposta. A centrocampo Mungo, Arrigoni e Viero. Davanti Malotti e Rosso o Birligea e Bernardotto. Quest'ultimo ancora a digiuno di gol, ma preziosissimo. Attaccante fisico, capace di svariare su tutto il fronte, pericoloso quando strappa in campo aperto. In sintesi, vietato concedere la profondità. Potrebbe essere uno dei motivi tattici. A differenza del Delfino, il Teramo ha una sua precisa identità. Fuori casa ha perso immeritatamente a Chiavari al debutto e col Montevarchi nell'unica vera giornata no dall'inizio del torneo. Tutti venduti i 550 tagliandi riservati alla tifoseria biancorossa. Il tecnico Federico Guidi. Affrontiamo un avversario importante, costruito per provare a vincere il campionato, con all'interno della propria rosa giocatori di spessore che hanno calcato palcoscenici diversi rispetto a quelli della Serie C, e sappiamo che per venirne a capo, per tirare fuori un risultato positivo, serve qualcosa di più del massimo. È un derby, è una partita molto importante per noi, parliamoci chiaro, perché insomma possiamo fare tante chiacchiere, dobbiamo badare al sodo, avere sostanza e soprattutto insomma i 3 punti li dobbiamo centrare, inutile girarci intorno. Non serviva nessun tipo di parola per motivare questo tipo di partita, perché è chiaro che è una partita piacevole da giocare e voglio vedere nei loro occhi questo, cioè il piacere di giocare una partita estremamente importante. Dobbiamo cercare di prendere l'iniziativa, dobbiamo vincere le partite, è inutile girarci intorno. Per vincere non puoi speculare o aspettare l'episodio, la situazione, il tiro sbilenco della domenica, il grande gol, l'episodio voglio dire. Chi presserà meglio è chiaro che avrà il predominio, magari territoriale, avrà il predominio sulla palla e ognuna delle due, nel momento in cui viene messa sulle difensive, magari possono emergere quelle lacune che spesso sono emerse sia a noi che a loro. L'accorgimento più grande sarà nella capacità di riuscire a pressare e a mettere pressione con grande continuità e con grande intensità. È una squadra che gioca a calcio, è una squadra ben guidata, tra l'altro Guidi lo conosco perché l'anno scorso già con la Casertana ha
hanno fatto bene, proprio un calcio organizzato, ma al di là di questo, adesso è il momento di parlare meno e fare punti e fare le prestazioni.